Ben ritrovati a tutti, va in archivio il mese di gennaio, oggi fra l'altro si chiude il mercato del calcio professionistico con riflessi anche che hanno riguardato alcune società della Serie D tra operazioni in entrata e in uscita. È stato fra l'altro un martedì 31 gennaio con notizie insomma importanti, belle fresche, con il Livorno che potrebbe vincere a tavolino la gara che sul campo aveva pareggiato domenica a Seravezza, con le dimissioni dell'allenatore della Massese Raffaele Moriani, e poi vi dobbiamo far vedere tutto il meglio di gennaio, quindi una puntata da non perdere, bella anche infuocata. Aspettiamo i vostri messaggi al 337 16 97 605, qualcosa è già arrivato anche sui nostri social. Andiamo a vedere gli ospiti di questa puntata, la numero 19 di questa stagione. Torna a trovarci il direttore sportivo empolese Raffaele Pinzani. Ciao Simone, buonasera. Buonasera a te e buon pomeriggio, meglio, perché siamo in diretta come ogni martedì pomeriggio, anche se si va anche in replica la sera alle 22.15, lo sapete. Gabriele Cesciarini, attaccante della Folgor Marlia. Buon pomeriggio a tutti. Saluto e ringrazio Matteo Bertuccelli e Daniele Catola in regia. Prima di andare a sviscerare quello che è accaduto in questo weekend di calcio, rompiamo il ghiaccio subito con i nostri ospiti. Chiedo a Raffaele Pinzani, che insomma è stato direttore sportivo in grandi piazze del calcio toscano e non solo, Livorno la sua ultima avventura, in precedenza il Prato, la Pistoiese in C e poi la sua unica avventura per ora in Versilia, Real Forte Querceta. Di queste quattro società, chi ti sta deludendo di più in questa stagione? Perché insomma la Pistoiese e il Prato nel girone D erano partite male, ma sono in netta ripresa, specialmente la Pistoiese. Il Real Forte Querceta all'inverso, nel solito girone era partito molto bene, ora è in un evidente calo, mentre nel girone E il Livorno, diciamo, non è mai stato convincente come la piazza richiederebbe per un, insomma, per una società che voleva vincere. Ma diciamo che la sintesi bene o male l'hai fatta, la Pistoiese ha trovato una squadra che al momento ha staccato tutti e che è inarrivabile, che è la Giana, però insomma se non sbaglio ha fatto 44-45 punti, quindi sta facendo un campionato importante. Il Prato, fra penalizzazione e partite diciamo un po' sottotono, si ritrova in una situazione un po' ibrida che non è diciamo in linea con quelle che sono le aspettative di una piazza importante, e Livorno vale la stessa cosa, diciamo che siamo oltre il giro di boa e al momento non ha dato la sensazione di poter lottare per il campionato. Nel tuo campionato invece la sensazione di una lotta a due, Gabriele, fra il Viareggio e il Romagnano, ma forse in pochi considerano la tua Folgor Marlia terzo incomodo, che è lì, dopo lo vedremo bene anche dalla classifica, e che può dire la sua. Siete snobbati? Vi sentite un po' snobbati? Allora, direi che comunque la corsa per il campionato rimane a due, perché comunque ci troviamo di fronte a due squadre molto molto forti e attrezzate. Noi siamo un'ottima squadra che dobbiamo giocare tutte le partite come fossero finali e insomma daremo filo da torcere fino all'ultimo. Io credo che la sfida sarà punto su punto tra Romagnano e Viareggio. Con un grande gruppo, questa è la vostra foto di Natale, la Folgor Marlia, sì, molto sì, unita, sì, vediamo sì, se farà il terzo incomodo in caso di inciampo di Viareggio o Romagnano. Vi abbiamo promesso il meglio di gennaio, intanto apriamo il nostro social voto, da stasera potrete votare sulle pagine Facebook di Palla al Centro e del Versilia Football Planet il miglior giocatore versiliese dalla Serie D alla prima categoria fra questi 5 selezionati: Toni Palazzolo del Viareggio, il capitano del Pietrasanta Michele Ambrosi, il giovane bomber Alessandro Sandro Maggi del Forte dei Marmi e poi Brian Bedini, il jolly del Seravezza Pozzi, e l'attaccante del Real Forte Querceta Francesco Verde. Chi vincerà si aggiudicherà una cena per due persone al Basilico Fresco e anche un estratto a sorte tra i tanti votanti sulle due pagine Facebook, la nostra di Palla al Centro e quella del Versilia Football Planet, vincerà il nostro zainetto. Vediamo anche il meglio a livello di giocate per quanto riguarda la provincia di Lucca del mese appena passato di gennaio.
Insomma, Raffaele, non ci siamo fatti mancare niente. Tante belle giocate, abbiamo visto lanci come quello di Marinai da quarterback quasi per il gol di Chicchiarelli, gol in contropiede, grandi agganci, super parata di Rizzato, quell'intervento difensivo acrobatico di Videtta del Ghiriborgo e poi appunto il gol che abbiamo premiato come il gol del mese, la rovesciata di Palazzolo. Tutti belli, siete stati bravissimi a selezionarli. A me quello che mi è piaciuto di più è stato il gol, se non sbaglio, di Carcani del Tau per la preparazione al gol. Ecco, ha fatto 40-50 metri di palla al piede, è venuto via da un dribbling e poi l'ha riportata dentro per poi metterla sul primo palo. Ha fatto un grande gol, però sono tutti belli. Questo è l'ultimo in ordine di tempo, fatto sabato, gol partita di Pietrasanta con Bondieli che la mette all'incrocio, la pianta anche col sinistro che non è il suo piede principale, Camarlinghi, e poi questo è il gol di Carcani, questo. Giovane 2002, molto interessante, slalom gigante, un gol anche pesante che ha dato punti preziosi, perché poi vanno anche contestualizzate queste giocate, però abbiamo premiato la bicicletta di Toni Palazzolo. Tu sei un esperto di rovesciate, perché l'anno scorso entrasti anche tu nella nostra top 10 finale, Gabriele. Sì, sono entrato anch'io. Toni ha fatto un bellissimo gol. Toni, tra l'altro, è un super bomber che non conosce età, insomma, ancora sta facendo la differenza e, insomma, un grande attaccante. Notevole anche questa parata da Spider-Man, quasi di Rizzato, che indirizzato il pallone sopra la traversa, e questo gol, a proposito di giovani bravi, Campani del Ghiriborgo, la pianta all'incrocio. Ci ha ammirato anche. Bene, guarda come la stoppa, lasciato un po' troppo solo. Però ci ha ammirato. Veramente ottima questa clip, montata come al solito dal nostro bellissimo Matteo Bertuccelli, e che ritroverete sulla nostra pagina Facebook di Palla al Centro, con questo gol da vedere e rivedere di Toni Palazzolo. Andiamo a vedere adesso quello che è accaduto in Serie D, partendo da mercoledì scorso, perché si gioca spesso nel girone D Tosco Emiliano Lombardo, lo si farà anche mercoledì prossimo, non domani ma quello ancora dopo. I risultati della 23esima giornata di mercoledì scorso sono questi, come li vediamo in grafica. È stata un po' la giornata dei 2-2, Raffaele. Il Real Forte Querceta mercoledì scorso, senza Simone Venturi in panchina, ha perso in casa con il Riccione, un momento un po' di difficoltà per i bianconerazzurri. Sì, però diciamo che sta facendo il campionato che il Forte deve fare, insomma, anzi è andato oltre le aspettative, facendo fino a 3 o 4 domeniche fa un campionato molto molto importante. Mi risulta che mancassero un paio di giocatori, sì. Poi Tognarelli era squalificato domenica passata, mancavano chi mancava, Rosati, Fabio, certo. Quindi insomma sono Rendono giocatori. Però dei gol, vedendo questo di mercoledì scorso a Riccione, poi dopo vedremo anche quello che ha preso a Correggio questa domenica, gol magari un po' evitabili. Io non sono in grado di potertelo dire, perché bisognerebbe vedere la partita, però insomma in linea generale il Forte si sta facendo rispettare alla grande in un campionato difficile, quindi a me fa molto piacere, perché tu sai quanto io sono rimasto legato a questo posto, che insomma mi ha dato l'opportunità di farmi conoscere qua e di lavorare con un gruppo di lavoro molto importante per 3 anni. Ecco, 3 anni comincia a essere un periodo nel quale poi insomma ti puoi anche esprimere come persona, oltre che come professionista, quindi io sono molto legato al Forte. Vediamo anche i risultati di domenica, della giornata numero 24, sempre nel girone D, la quinta di ritorno, con il big match molto atteso fra la Pistoiese e la Gian Erminio, che è finito in parità 1-1. Ci andiamo a vedere anche i gol di questa sfida. Per la Pistoiese, insomma, quando sei a meno 9, l'occasione per riaprirlo era solo una vittoria, Gabriele? Sì, l'occasione era una vittoria, e adesso si fa dura, perché comunque la Gian Erminio ha un bel po' di punti di vantaggio, è una squadra che viene da 9 stagioni di Lega Pro, quindi ha esperienza, ha dato un mix di giocatori di esperienza, con Perna, e poi c'ha il bomber del campionato, Folle, ci ha fatto 16 reti, se non sbaglio. E poi c'è questa bella cosa che il presidente, appunto, perché dopo tanti anni in C va in D, ha aperto lo stadio a tutti, non si paga il biglietto, insomma, una bella storia quella della Gian Erminio, che in classifica, come vediamo, è in vetta con un notevole distacco. Mancano sempre meno giornate alla fine, però qui ne mancano ancora 14 al termine. La Pistoiese è stata presa dal Forlì al secondo posto, e Real Forte Querceta ora si trova un po' a metà classifica, fra zona sinistra e zona destra della classifica, dopo un girone d'andata molto positivo. Lo Scandicci invece un po' in difficoltà, penultimo, dopo il pareggio di mercoledì a Fanfulla, questa domenica è in
scappato in una sconfitta. E la stagione del Real Forte Querceta tu come, come la valuti? La valuto buona, una stagione buona, era partito molto bene, mi sembra con solo due gol subiti nelle prime sette giornate, comunque è una squadra solida. Probabilmente nelle ultime giornate si è, diciamo, anche a livello mentale si è un po' adagiato sugli allori, però giocatori forti, quindi io credo che possa fare un bel campionato tranquillo e si possa togliere delle soddisfazioni. Si è rivisto in panchina domenica a Correggio Simone Venturi, questa è l'unica nota positiva dopo il fattaccio capitato la domenica precedente a Scandicci, che l'ha tenuto a casa per praticamente una settimana, saltando anche appunto l'infrasettimanale di mercoledì scorso. Poi dopo lo sentiremo, Venturi che è tornato a parlare ai microfoni di Michele Marianelli, che ringraziamo per queste immagini che stiamo vedendo. Una sconfitta quella di domenica a Correggio, nella terra cara a Ligabue. Raffaele è arrivata nuovamente nel finale, una squadra del Forte Querceta che non vince dal 27 novembre, che ultimamente ha preso spesso gol nel finale, ha subito delle rimonte perché sta vincendo 2-0 con l'Aglianese, 3-0 con la Sammorese e poi sono finite 2-2 e 3-3. Ultimamente perde nei finali, sicuramente ha la rosa un po' corta e queste defezioni appunto di Rosati, di Betti, mancava Bartolini per squalifica che ha finito di scontare le due giornate, pesano più che magari in altre squadre. Indubbiamente, ripeto quello che ho detto prima, cioè partita molto forte, la squadra ha ottenuto grandi risultati e quindi ha costruito un po' quella che era la sua annata nella prima parte del girone d'andata, poi un calo sia fisico che mentale ci sta, oltre al fatto che, come hai detto, se manca Rosati, manca Tognarelli, manca Bartolini, sono elementi che in una rosa come questa sono difficilmente sostituibili, però insomma quello che gli manca ora è di ritornare alla vittoria, ecco, di ritrovare un pochino di serenità, perché il margine sui play-out è ancora, diciamo, permette ancora di stare tranquilli, però ora è bene ritornare a una vittoria, certo, che rimetta un po' di serenità nell'ambiente. Pubblicità, ci ritroviamo tra pochissimo. Eccoci tornati in diretta e come promesso ci andiamo a sentire Simone Venturi al microfono di Michele Marianelli. Come stai e al di là del risultato come è stato rientrare in campo dopo quello che ti è successo? Ma diciamo sono stato meglio, è stata una settimana un po' intensa, quindi diciamo mi è servito per uscire un po' da un loop strano che non inaspettato, che non pensavo mai di poter vivere. Non c'è da pensare qualcosa di strano, il nostro campionato sappiamo qual è, io dall'inizio che lo dico che il nostro obiettivo è la salvezza, non che ci dobbiamo discostare da questo, quindi siamo ancora in linea col percorso che dobbiamo fare, è vero che veniamo da un periodo un po' così negativo, però va analizzato anche in maniera fredda e lucida, quindi in questo momento ogni episodio negativo lo paghiamo a caro prezzo, ogni piccolo errore ci veniamo puniti in maniera eccessiva, come oggi, come domenica scorsa, e come le altre partite, quindi niente, l'unica medicina che conosco e che esiste è quella di rimboccarsi le maniche, lavorare con la testa giusta, perché comunque nessuno ci ha messo sotto e questa è la cosa più importante, quindi vuol dire che ci siamo a livello di organizzazione, di tattica, dobbiamo ritrovare magari un po' di gioco che ultimamente causa assenze, perché in questa settimana con tre partite abbiamo avuto una media di 5-6 assenze, quindi a partita, quindi per noi è che abbiamo una rosa corta, forse la rosa più corta di tutto il campionato, la paghiamo con partite così ravvicinate in maniera forte, però ripartiamo martedì con l'atteggiamento giusto per riprendere il nostro cammino. Un cammino che riprenderà dal big match con la Pistoiese, vediamo il prossimo turno, Real Forte Querceta che ospiterà al Necchi Balloni la Pistoiese, fra l'altro Venturi è di nascita viareggino ma diciamo pistoiese, prossimo turno che vedete in grafica, la 25esima giornata, la sesta di ritorno nel girone D Tosco Emiliano Lombardo, ci saranno molti anticipi al sabato, il Prato anticiperà al sabato contro l'ultima della classe Salso Maggiore che mercoledì scorso aveva fermato sul pari proprio la capolista Gianni Arminio nel testa coda, anticiperà al sabato anche Lentigione e altri ci saranno perché poi appunto
appunto mercoledì 8 febbraio c'è un nuovo turno infrasettimanale. Cambiamo girone, ma prima parliamo anche di calciomercato, perché la Pistoiese ha fatto registrare due operazioni, una in uscita e una in entrata. Quella in uscita molto importante, questa è quella in entrata, con l'innesto della punta spagnola Ivan Martin Gomez, attaccante 95 ex Compostela in quarta serie spagnola. Quella in uscita è la cessione dell'attaccante 2005 Gianmarco Di Biase alla Juventus, cessione a titolo definitivo, ma Di Biase resta in prestito in arancione in Serie D fino al 30 giugno 2023 per poi raggiungere Torino, la Juve Next Gen, appunto la seconda squadra bianconera in Serie C. Una bella soddisfazione per la Pistoiese questa cessione, per il ragazzo gli facciamo un in bocca al lupo. Nel girone E invece, del quale ora poi andiamo a parlare anche con i risultati, a proposito di mercato, il Prato ha preso il difensore Gianluca Bassano, 99 dall'Aquila Montevarchi in C, il Seravezza ha acquistato Luca Baracchini, punta esterna 2002 ex Pro Livorno e Real Forte Quercetra, dove già l'aveva avuto Amoroso, e anche il portiere Alessio Mariani, 2001 dalla Fazianese, che farà il vice Lago Marzini, e il Livorno ha tesserato l'attaccante Stefano Longo, 2002 dal Lecco in C, che ha debuttato proprio al Buon Riposo domenica, ma si è subito stirato, la sua partita è durata nemmeno un quarto d'ora. Vediamoci i risultati della 21esima giornata del girone E Tosco Umbro Laziale, qui la quarta di ritorno, con in vetta una bellissima sfida che però la Pianese sta sempre più portando dalla sua parte, perché l'Arezzo clamorosamente cede il passo perdendo contro l'ultima della classe Terranova Traiana. Ci vediamo anche le immagini della sconfitta a sorpresa degli aretini, e la Pianese ne approfitta perché vince 2-1 in rimonta a San Giovanni Valdarno. Cipriani ha parato anche un rigore, l'ex portiere del Viareggio della San Giovannese, ma la Pianese ha comunque vinto e quindi in classifica adesso ha un buon vantaggio che può aumentare se vince domani il recupero col Folonica Gavorrano. Raffaele. Sì, indubbiamente le cose stanno così, e il turno dell'Arezzo è la testimonianza che vincere le partite è difficile. Ora, tu un minuto fa hai citato l'impresa del Salso Maggiore, che senza offendere nessuno credo che sia retrocesso, andando a pareggiare contro la Gian Erminio prima classifica, e qui c'erano tutti i presupposti, hai classifica, blasone, allenatore, direttore, 600-700 tifosi al seguito, una partita importantissima e la perdi, quindi contro l'ultima classifica che ha perso 12 partite su 21, che quindi qualche problema sicuramente ce l'ha, anche se è vivo ovviamente, vuole rimanere. Ma non c'è dubbio, non c'è dubbio, non c'è dubbio, però i valori sono, c'è una differenza insomma abnorme, e quindi questo vuol dire che se non c'è il massimo della concentrazione le partite poi non le porti a casa. Ringrazia la Pianese che insomma ora se la mette sempre meglio la classifica. Ringrazio la Pianese di mister Vitaliano Bonuccelli. È una lotta a tre secondo me, perché la Pianese è un po' l'outsider rispetto magari all'Arezzo, che ha giocatori come Settembrini, insomma, che ha fatto partite con Cittadella, giocatori di Castiglia, insomma giocatori molto forti che probabilmente però in partite dove devono vincere con squadre molto più in difficoltà di loro non riescono a fare quello step mentale che serve a una grande squadra. E c'è anche il Poggi Bonzi, ovviamente, che appunto è la Folgor Marlia della Serie D girone E, per così dire, no? C'è questa similitudine, squadra con un grosso potenziale offensivo e che è sicuramente appostata lì, e vedremo quello che accadrà in questo bel campionato, dove la classifica, andiamo a rivedere, dopo 21 giornate, a 13 turni dalla conclusione, dice questo, con appunto Pianese, Folonica, Gavorano, gara già rinviata due volte, si gioca domani, forse la neve allenta a Piancastagnaio. La classifica di Livorno e Seravezza potrebbe cambiare, col Seravezza che da 29 riscende a 28 e Livorno che da 31 sale a 33, quindi al quarto posto assieme alla Flaminia Civita Castellana, perché la gara giocata domenica, prima della quale fra l'altro è stato premiato dal Seravezza Nicola Sbresciani, ex di turno con il Livorno, con cui vinse anche il campionato di Serie C, impresa che poi gli è riuscita anche a Reggio, ha raggiunto le 100 presenze in verdazzurro, è stato premiato dal presidente Lorenzo Vannucci. Poi si è giocato in campo, non è stata una gara molto bella a livello di occasioni, con una per parte di Bamba e di Camarlinghi sprecate, però un pareggio giusto, gara ad alto contenuto agonistico, di quelle partite dove esci spompato, infatti i giocatori sono usciti esausti, bellissima cornice di pubblico, tifosi del Livorno encomiabili, ottimo anche il servizio d'ordine organizzato dalla società di casa intorno allo stadio Buon Riposo, però questo 0-0 poi di fatto sarà probabilmente cancellato, Raffaele, perché nel Seravezza ha giocato, non dall'inizio, l'altro mancava Sorbo in difesa, lo ha sostituito Amoroso con Mannucci, che poi è stato ammonito, e al suo posto, per non rischiare,
giudicare amoroso, ha messo Maffei, difensore 2003, sul quale pare pendesse una vecchia squalifica che il giocatore che vedete qui in foto prese proprio con la Juniores nazionale, di cui è stato anche capitano, nella finale Juniores nazionale dell'anno scorso con il Seravezza. Prese due gialli, quindi espulso in una partita, avrebbe dovuto scontarla con la prima squadra nella prima gara di campionato, perché la Coppa non conta, altrimenti avrebbe dovuto scontarla proprio nel derby con Real Forte Querceta. Però nessuno se n'era accorto e quindi ha giocato sempre Maffei. Il Livorno se n'era accorto, chissà, forse anche all'andata, che però vinse sul campo al Picchi, se l'è tenuta lì, l'ha ritirata fuori, ha fatto ricorso nei tempi pare giusti e quindi potrebbe arrivare questo 3-0 a tavolino. Questa è una cosa che, insomma, diciamo che non si commenta male. Aspettiamo e vediamo quello che succede. Certamente, se il Livorno ha deciso di fare reclamo è perché preventivamente ha fatto tutte le proprie indagini, altrimenti, insomma, io reputo, insomma, conoscendo l'ambiente, conoscendo chi c'è in segreteria, insomma, il Livorno insomma, è seguito da dei segretari molto bravi. E il Seravezza come lo vedi, Gabriele, in questa stagione? Perché ora è in ripresa per i playoff. Il Seravezza lo vedo molto bene perché è una squadra solida, sta facendo un bel filotto di partite, ha il capocannoniere del campionato che è un giocatore fantastico, Benedetti, insomma ha già 14 reti, fa gol in tutte le maniere. Destro, sinistro, testa, su rigore. Sui bomber sei preparato, ti sento bello sì, preparato. Molto molto forte, sì, anche lui. Poi hanno Camarlinghi, insomma, giocatori forti e credo che possa dire la sua anche il Seravezza. Amoroso, imbattuto, vedremo se sarà battuto solo a tavolino. Vediamo che cosa ha detto al microfono di Michele Morabito dopo il match. Sì, sono soddisfatto e penso anche che il risultato sia giusto. Hanno avuto loro un'occasione nel primo tempo importante, noi se ne è avuta una clamorosa al secondo tempo, quindi penso che il pareggio sia giusto. La squadra ha fatto un'ottima partita, giocavamo contro una squadra forte e loro hanno macinato tanto gioco, ma noi abbiamo ribattuto colpo su colpo e la squadra è stata bene in campo, hanno lottato, si sono aiutati, io sono molto soddisfatto della prestazione e anche del risultato. Nel secondo tempo hai tolto Camarlini, che era stato forse l'uomo un pochino più pericoloso, forse cercando di avere più spazio, ma ricoprendoti un po', poi però ripartire. Per come giochiamo noi, gli esterni d'attacco fanno fatica a finire la partita, perché devono fare tutte e due le fasi, e al momento in cui vedo che non c'è più la fase difensiva, non si riesce più a fare, per come giochiamo noi bisogna cambiare. Quindi gli esterni sicuramente saranno quelli penalizzati da questo punto di vista, però Camarlini ha fatto un'ottima partita. Avesse buttato dentro quella palla sarebbe stato meglio, però il ragazzo si è impegnato come tutti gli altri, ha creato gioco, ha fatto di uno contro uno, un giocatore importante per noi e ha fatto bene. Poi dopo è normale che quando poi dopo le energie vengono meno bisogna cambiare per mantenere un equilibrio. Quindi se sei un esterno d'attacco del Seravezza, mettiti l'animo in pace, il cambio è assicurato. Vediamo com'è andata al Tau, un pareggio in esterna per la squadra di Pietro Cristiani, che sappiamo avere qualche problemino con i portieri, perché l'infortunio di Carcani, poi quello anche di Biagio. Stavolta in porta ha debuttato il 2004 Emiliano Filippis, in prestito dalla primavera dell'Empoli, e subito è partito con un clean sheet per il Tau, che è in lotta per la salvezza. È stato appena agganciato in classifica, dopo magari la rivedremo anche la classifica dal Ghiviborgo, però insomma ha fatto un mercato veramente significativo, Raffaele. Direi di sì, sono stati bravi. Poi a livello di giovani, insomma, loro non hanno bisogno di andare a cercare tanto lontano, perché storicamente hanno una selezione a livello di settore giovanile importantissima, degna delle migliori squadre professionistiche, e quindi insomma comunque è una bella lotta, perché anche il Ghiviborgo ribatte sempre partita su partita, e insomma sono convinto che noi da esterni, per i non coinvolti sarà una bella lotta, per chi c'è dentro magari un po' meno. Nel frattempo arriva qualche messaggio in riferimento alla possibile vittoria del Livorno a tavolino. Ci dicono Vitaliano Bon: per quello che hanno dimostrato in campo, l'unico modo che hanno per fare tre punti riguardo al Livorno, che e qualcuno gli risponde sulla nostra pagina Facebook. Claudio Marchini dice: sono d'accordo con te, io sono il primo a cui piace vincere sul campo, però è giusto far giocare uno che è squalificato? A parti invertite il Seravezza cosa avrebbe fatto? E un altro che dice: si attaccano a tutto. Noi ci attacchiamo alla pubblicità che incombe e ci ritroviamo tra pochissimo per parlare ancora di Serie D.
Ripartiamo in diretta come ogni martedì pomeriggio, sono le 15:29 e 19 secondi di martedì 31 gennaio con ospiti Pinzani e Ceciarini a palla al centro su Noi TV. Abbiamo detto del Tau che ora è atteso da 4-5 partite con scontri diretti in chiave salvezza. In classifica, come rivediamo un attimo, il Ghiviborgo ha agganciato proprio la squadra di Altopascio a quota 25 punti e vediamo come il Ghiviborgo di Maccarone, squadra con la pareggite acuta, è tornata a vincere 1-0, l'ha fatto con un gol nel finale di Tigani, questo centravanti già al secondo centro con il Ghiviborgo, è stato uno dei rinforzi del mercato di dicembre insieme a Terigi in difesa. È una squadra, il Ghiviborgo, che ha delle assenze, gli mancava Signorelli, gli continua a mancare Manuel Pera, però non ha preso gol, in porta ha giocato nuovamente Becchi che è stato confermato, e un'altra squadra, Gabriele, che insomma si stacca difficilmente dalla categoria, da 8 anni la fa e ogni anno riesce in un modo o nell'altro a ottenere la salvezza. Sì, ora aveva ottenuto 4 pareggi consecutivi e finalmente è riuscito a ottenere la vittoria, importantissima contro una diretta avversaria. È chiaro che quando ti mancano giocatori come Signorelli, come comunque Pera, e sono giocatori che Signorelli ha esordito in Serie A, insomma, signor giocatori, quindi tutto più difficile. Però io credo che si possa salvare, ora presso questo Tigani che insomma ha fatto subito gol, sembra un grande attaccante, quindi vediamo. Infatti più che il Ghiviborgo sembra di vedere l'Athletic Bilbao, con questa maglia, questo rigatino bianco-rosso come lo chiama il nostro mitico Guido Casotti, pantaloncino nero, mi ricorda molto una squadra basca che fa giocare solo quelli del posto, giusto? Sì, Raffaele. Davvero. Il Ghiviborgo come lo vedi di Maccarone? Ti ripeto, è una squadra che sicuramente lotterà fino in fondo, poi mi sembra che abbia fatto anche a livello societario, a livello di come si dice, di aspettative, abbia alzato anche un po' l'asticella, perché riportare Manuel Pera non è poco, poi a dicembre prendi Terigi, io l'ho avuto a Pistoia in C, Leonardo è un ragazzo eccezionale, è un giocatore che ha sempre fatto la Serie C, anche in piazze estremamente importanti, è ancora giovane perché è un 91, quindi non è facile portare in un ambiente anche abbastanza isolato, abbastanza decentrato, perché anche la geografia per fare mercato è importante. No, io ho un'esperienza personale, ho fatto il direttore sportivo a Rosignano e ragazzi, portare il giocatore a Rosignano non era facile, perché da Firenze, da Pisa, da Arezzo, da Lucca non era facile perché era lontano. Certo. Quindi mi immagino che disagi che possano trovare loro a volte a fare mercato, quindi sono stati bravi, l'allenatore esordiente però viene da una bella scuola perché è stato un po' con Silvio, con Baldini, e quindi insomma gli auguro di farcela, ecco. Ringraziamo per le immagini il piccione Simone Androcetti dal Carraia di Ghivizzano. Il prossimo turno del girone è Tosco Umbro Laziale, quello di domenica, qui a regola non dovrebbero esserci anticipi al sabato, la 22esima giornata di domenica 5 febbraio vede questo palinsesto con il Tau in casa con la San Giovannese, il Ghiviborgo in trasferta a Livorno, partita molto bella questa, il Seravezza in trasferta nel Lazio sul campo del Monte Spaccato, la capolista pianese ha l'Orvietana che è un'altra di quelle che non si arrende là in fondo alla classifica, Arezzo contro il Flaminia e Poggi Bonzi col Follonica Gavorrano, la gara forse più difficile fra le prime tre della classe, visto che anche il Gavorrano è lì nelle zone playoff. Classifica marcatori, ce l'andiamo a vedere, quella congiunta fra i due gironi, sempre Recino del Crema e Fal della Gian Erminio in vetta nella classifica marcatori del girone D, nel girone E invece arriva in doppia cifra Michelangelo Nieri del Ponsacco, quota 10 reti. Adesso andiamo in eccellenza, ma prima vi leggo qualche messaggio che arriva. Michele da Viareggio per Pinzani: se ci fosse una maglia nera da assegnare, può darsi che la vince facile del Ghingaro, fra parentesi il sindaco di Viareggio, che vuol fare lo zoo safari allo stadio dei Pini? Ma questa forse non è una domanda per me, che sono un empolese. A me l'unica cosa che posso dire è che vedere lo stadio in quella maniera mi piange il cuore, ecco, perché ci venivo fin da ragazzino, poi tutti gli anni a vedere il torneo di Viareggio, poi ci ho giocato contro quando eravamo nello stesso girone, quindi l'unica cosa che posso permettermi di dire è che vedere uno stadio così storico in quelle condizioni è uno scempio per la città. Gino da Marlia per il Cecia: chi è il difensore contro cui hai giocato, chi è il difensore contro cui hai avuto più difficoltà in questa stagione in prima categoria? Allora, i due centrali del Romagnano secondo me sono molto molto forti. Sono molto forti, ma in realtà anche il Viareggio ha Monopoli, e poi c'è Martinelli che quando ho giocato io era infortunato, ma anche i nostri sono forti, anche per esempio abbiamo Borelli che è... Ricorda la Fortis Lucchese. Signor difensore.
Poi un bel leader anche nello spogliatoio. Sì, quindi sì. Insomma, vi tenete allenati anche in settimana con i difensori forti. Sì, arrivate allenati alle partite. Sì. E poi altra domanda, così poi ci introduce all'eccellenza, dove la Mastese è un po' la squadra del momento come notizie, perché è decisamente in difficoltà. Visto che Pinzani ci ha lavorato insieme al Forte Querceta, come vedrebbe Mussi e i due Landi alla Massese? Perché da giorni gira voce che quest'estate porteranno il titolo sportivo del Real a Massa. Roberto da Massa. Allora, io conosco tutte e tre le persone, sia i fratelli Landi che il presidente Mussi, e so che insomma, mi hanno sempre dimostrato grande attaccamento per Forte dei Marmi, quindi non sono personaggi che vanno a fare calcio da professionisti in un posto piuttosto in un altro, però in senso assoluto ce li vedrei bene, perché io ci ho lavorato e per me sono persone nei rispettivi ruoli di grande qualità, che è probabilmente quella che a quello che si può vedere, senza dover prendere parte per nessuno, quello che si può vedere probabilmente è quello che manca a una città e a una società così blasonata come Massa. E allora, per parlare di eccellenza, intanto facciamo i complimenti al Certaldo, che ha vinto la Coppa d'Eccellenza Toscana 2022-2023 mercoledì scorso 1-0 con il Signa in finale, col gol partita di Pagliai al 45esimo. E poi il Certaldo ha fatto anche un bello scherzetto al Cenaia in campionato, perché, come vediamo dei risultati della 19esima giornata di questo weekend appena trascorso, la quarta di ritorno, il Certaldo, forte della vittoria in Coppa, ha battuto anche la capolista Cenaia, che ora è stata raggiunta in vetta alla classifica dal Perignano e dal Cuoiopelli, che ha espugnato Camaiore 2-1. Ci vediamo come, grazie alle immagini di Claudio Gabrielli del Pool Sportivo Station Versilia. Raffaele, qui è una bellissima lotta, qui sicuramente è una lotta a tre, perché ci sono tre squadre proprio prime al momento. Bella davvero, un girone bello, però quello che hanno di vantaggio quest'anno è che chi arriva primo vince, perché lo vince... dici con un pizzico, forse Real Livorno ha vinto il campionato, e poi sappiamo come è andata a finire. Sì, no, cioè, Livorno è in D, ma sappiamo poi come. Sì, voglio dire, come mi sembra anche la regola che sia andato di sopra, perché se tu rubi è un sipone, no? Però a prescindere da quello, chi arriva, io non l'ho mai visto in nessuna categoria che chi arriva primo non vince. Detto questo, è un bel campionato, è un bel girone con tre squadre estremamente attrezzate, e sarà una bella lotta fino in fondo. Il Camaiore ancora magari non decolla a livello di continuità, ci può stare, Gabriele, di perdere contro la Cuoiopelli, che ha questo attaccante Tapparello Blas veramente molto forte, al di là della quantità di gol che fa, proprio per come si muove in campo, ha tenuto in ambascia tutta la difesa blu amaranto, che però ha lasciato questa palla qui troppo con superficialità, abbiamo da Pozzo, la rimette centrale, quasi un assist all'avversario, centrale non si respinge mai, questa leggerezza che anche al tecnico blu amaranto Polsella non è piaciuta. E rivedendo i risultati di questa giornata, c'è anche il River Piede che ha pareggiato 1-1 con la Pro Livorno Sorgente. Nell'anticipo del sabato il Montesperto le aveva espugnato il campo della San Marco Avenza, però fa notizia la sconfitta della Mastese, che come vediamo dalla classifica è in zona play-out, ora quintultima, e che ha fatto un punto nelle ultime sei partite, non vince dal 4 di dicembre e viene da quattro sconfitte consecutive, tutte di misura, l'ultima delle quali domenica a Castel Fiorentino. Ci vediamo il gol preso nelle immagini di Umberto Meruzzi, fra l'altro dopo una partita, se avete visto tutti gli highlights li potete ritrovare anche sulla nostra pagina Facebook di Palla al Centro, grazie a Quotidiano Apuano. Insomma, tante occasioni mancate, tanti gol sprecati e poi la perdi 1-0. Un momento anche storto, c'è un po' di polemica in città sulla società, e ora sono arrivate le dimissioni anche dell'allenatore Raffaele Moriani, con lui via tutto lo staff. Ora capiremo quello che deciderà il direttore tecnico Paolo Fusco, chi sarà il nuovo tecnico della Mastese. Stasera alle 6:30 c'è una riunione, forse anche già una presentazione del nuovo allenatore. Si è parlato di Luca Di Meo, quello che era alla Virtus ma è rimasta in prima categoria, però è un nome che chiaramente non scalda la piazza. Forse un candidato buono sarebbe Giuseppe Della Bona con Maurizio Bertocchi, staremo a vedere. Però in settimana era arrivato già uno striscione attaccato fuori dallo stadio degli Oliveti a Massa, abbastanza emblematico, Virtus Marina di Massa, Massese, solite persone, stessa fine, occhio, firmato Massa Caos. A Massa non trovano tregua. Sì, è una situazione che un po' dispiace anche per l'esonero, comunque sono cose che nel calcio capitano. Dimissioni, ok. Sì, io ho visto gli highlights, la Massese ha giocato bene, giocava con Buffa,
classe 2001 davanti, che si è mosso anche bene, però poi ha sbagliato davanti alla porta qualche occasione. La San Marco Avanzo ha fatto tanti gol, la Massese insomma ne ha fatti un paio, ma poi qualche occasione nitida, sì, e devono uscirne con la forza del gruppo. Sono giocatori forti, c'è Luca Remedi, c'è Andreotti, c'è Cesciarini, Samuele, insomma possono farcela. Ora la classifica si inizia a fare un po' preoccupante, però io credo che ce la possano fare. La piazza è difficile, ci sono gli ultras, ci sono i tifosi, quindi non è mai facile in piazza così. E sull'argomento Massese, sulla nostra pagina Facebook arrivano questi commenti: troppi massesi nella squadra, dice Florin. Alessio Ciuffi dice: ogni anno la stessa musica. Gli si accoda anche Francesco Marisa Giannetti: ricomincia la musica già a noi nota. E riferimento forte al discorso ex Virtus Viareggio, perché poi la dirigenza è quella, anche se l'Ertola pare non si veda da un po', abbia dato le dimissioni al presidente Antonio Cerini, che sta rientrando dagli Stati Uniti, però vedremo come evolverà anche il discorso societario. E Moreno Petri, che di solito se la prende quasi sempre col Camaiore, nonostante ne sia tifoso, credo, scrive: le sconfitte, anche se di misura, sono sconfitte. Per certi versi la Massese mi somiglia molto al Camaiore. Eccola, vedi, c'è molta incompetenza nel formare le rose. Poi per vincere ci vuole anche grande determinazione e volontà da parte di tutti i giocatori. L'allenatore conta come il due di picche, dice Moreno Petri. Vediamo come il Frate Sperignano ha battuto il San Miniato Basso 3-2. Secondo te è il Perignano di Nicolai la squadra che vincerà questo campionato, o vedi meglio il Cenaia o la Cuoio Pelli del grande attaccante Tapparello Blas, Raffaele? Questa è una domanda da $1 milioni, però se si dovesse mettere un caffè io lo metterei sulla Cuoio Pelli, perché è qualche anno che sta facendo campionati importanti, anche il Perignano, però quest'anno con l'avvento di nuovi dirigenti la Cuoio Pelli ha indovinato anche alcuni giocatori in ruoli determinanti. Io credo ce la possa fare. Con questo ho avuto Massimo Macelloni con me, giocatore 2 anni, sono amico del direttore sportivo del Perignano e quindi io faccio il tifo per tutti, certo. Però se devo esprimere un'opinione poi bisogna vedere anche il calendario, gli scontri diretti, cosa che non ho fatto, però diciamo che ce la potrebbe fare quest'anno. Ci sono ancora 11 partite da giocare, il Perignano comunque l'ha vinta al 95esimo col gol partita di Ctella dopo la doppietta di Sciapi. Gli mancava, oltre all'infortunato di Paola, anche doveri per squalifica. Grazie a Romino Orsini per le immagini e ci ritroviamo tra poco con l'ultima parte di Palla al Centro, con la promozione e la prima categoria. E per chiudere sull'eccellenza guardiamo la classifica marcatori, intanto dove Tapparello resta in vetta, inseguito da Del Pera del Monte Esperto e Danardi del Ponte Bugianese. Irrompe in doppia cifra Sciafi, ma non avevamo dubbi, secondo me può ancora vincere la classifica marcatori, nonostante sia un pochino attardato, gol sempre pesanti e mai banali del bomber del Perignano. Il prossimo turno, la 20ª giornata, la 5ª di ritorno nel girone A dell'eccellenza toscana, si giocherà tra sabato 4 e domenica 5, perché ad esempio il Camaiore a Certaldo anticiperà a sabato. Poi la Cuoio Pelli con il Picchi in casa e le altre due capoliste avranno il Cenaia in trasferta a San Miniato Basso, che ha fatto sudare non poco il Perignano, e il Perignano a Fucecchio, mentre il River Pieve andrà sul campo della Massese, vediamo allenata da chi dopo le dimissioni di Moriani. Ci caliamo in promozione, i risultati della 17ª giornata, la 4ª di ritorno. L'anticipo del sabato ha visto il Pietrasanta trionfare contro il Maliseti Seano. Ci andiamo a vedere come, grazie alle immagini di Carlo Catelani direttamente da bordo campo. Una vittoria rimonta con il gol secondo di fila di Zabo, Raul Zabo in pallonetto, e poi il gol di Bondielli, che già abbiamo visto nella clip dei gol più belli del mese appena passato di gennaio. Il Castelnuovo Garfagnana, che ha pareggiato 1-1 col Montecatini, ma insomma gliel'ha fatta soffrire la capolista, perché aveva fatto gol grassi, e il Montecatini ha pareggiato nel finale col suo attaccante Bibai Gerzi, che sta facendo un sacco di gol importanti. Il Capezzano, per restare in Vesilia, ha incappato in una sconfitta veramente molto pesante, Gabriele, perché 4-0 contro il Viaccia, che gli ha reso pan per focaccia dall'andata, quando il Capezzano aveva battuto in casa 4-1 il Viaccia. Era uno scontro salvezza da non sbagliare, il Capezzano l'ha cannato completamente, mentre la Pieve Fosciana, per restare in zona salvezza, ha pareggiato con gli Amici Miei. Fra l'altro il portiere Ghiloni ha parato un rigore a Simeone, che non è quello del Napoli, che ha dato altri 3 punti importanti al Napoli da subentrato contro la Roma nel posticipo di Serie A di domenica sera. Sull'1-0 Ghiloni, il portiere Pieve Fosciana, ha parato su rigore, altrimenti gli Amici Miei andavano sul 2-0. Poi ha pareggiato Fambrini, bella lotta salvezza. Il Pietrasanta pare esserne uscito, ora forse guarda più playoff. Sì, il Pietrasanta con 4 vittorie consecutive sembra esserne uscito, è una squadra in salute,
ma anche all'inizio, diciamo, in asse di partenza aveva dei giocatori forti, ha dovuto secondo me fare un po' di adattamento al campionato, pensavano forse di trovare un campionato un po' più alla portata, invece si sono scontrati con squadre forti e quindi adesso inizia un altro campionato e credo che possano puntare alle parti alte della classifica, quantomeno ai playoff. Sì. Stiamo vedendo diverse squadre nei vari campionati, Raffaele, che dopo la sosta hanno svoltato, no? Nel 2023 hanno fatto anche 4 vittorie di fila, il Pietrasanta, il Forte dei Marmi in prima categoria, ma anche altre nelle altre categorie. Veramente la pausa a volte è uno stop anche mentale per poi ripartire in maniera anche totalmente diversa da come avevi finito. È un discorso che si presta a tutte e due le interpretazioni, perché così come ci sono squadre che fanno veramente un cambio di passo del genere, ce ne sono altre che invece iniziano un trend estremamente negativo. Le pause lunghe sono sempre pericolose. Io mi ricordo l'anno scorso a Livorno ci rifermammo, se ti ricorderai, per un periodo di gennaio per il Covid e noi venivamo dei mesi che praticamente si erano vinte tutte, si vincevano tutte e si ebbe un po' di difficoltà quando si ripartì. Fra l'altro ci chiedono, già dalla scorsa settimana, a proposito di regolamento per quanto riguarda il discorso delle retrocessioni, se si è tornati al regolamento pre-Covid. Mentre in Serie D retrocedono, sappiamo, le ultime due dirette, poi ci sono la forbice dei punti dalla penultima alla sest'ultima e tra la terz'ultima e la quart'ultima. Nei campionati dall'eccellenza in giù retrocede l'ultima e poi chiaramente ci sono la forbice dei punti, anche lì dalla penultima alla quint'ultima, dalla terz'ultima alla quart'ultima. E per non incartarsi, perché poi a dirle velocemente si fa alla svelta, però ad esempio nel campionato di prima categoria col ritiro della Virtus Marina di Massa la retrocessione diretta è già stata assegnata e ce l'ha la Virtus Marina di Massa. Però se ad esempio il Corsanico, che è attualmente penultimo, finisse in questa zona di classifica da penultimo e c'è la forbice di punti attivata, che poi dipende il numero di punti da quante squadre ci sono nel girone, si retrocede direttamente. Quindi questo per chiarire la situazione. In promozione riguardiamo la classifica dopo 17 giornate, a 9 turni dalla conclusione. Montecatini primo a più 2 sulla Larcianese, comunque rientrata dentro anche la Pontremolese, che domenica ha fatto una bella vittoria 3-0 contro la Lampo. Vediamo il prossimo turno, in fondo Capezzana e Pievefosciana sono ultime insieme, Pietrasanta che gioca col Viaccia domenica prossima, Pievefosciana con il Maliseti, il Capezzano contro la Real Ceretese in casa. Per quanto riguarda invece la prima categoria, si sono giocati in settimana i quarti di finale di Coppa Toscana, qui siamo già al campionato, vediamo prima quello che è accaduto mercoledì, perché c'era il Forte dei Marmi ancora in gara, ha perso 2-0 con la San Romanese e quindi le squadre passate sono il Belvedere, la San Romanese, la Sestese e il Viciomaggio, tutte e quattro quelle che hanno giocato questa gara secca in casa. Le semifinali saranno mercoledì 22 febbraio. In campionato però il Forte dei Marmi sta andando molto forte, 4 vittorie di fila e prossimo avversario del Romagnano, in un campionato veramente molto bello che ha visto il pareggio fra Atletico Lucca e Serricciolo domenica, la vostra vittoria contro la Torrelaghese di misura, contro una Torrelaghese che aveva tante assenze, però l'avete vinta grazie al tuo gol e al gol di Busembai. Sì, grazie, abbiamo vinto 2-1, abbiamo trovato una squadra diciamo con vari infortunati, ma anche noi avevamo parecchie defezioni, è stata una partita combattuta, giocata a viso aperto dalle due squadre, gli episodi ci hanno premiato e quindi dobbiamo continuare così, però la Torrelaghese è viva, potrà dire la sua in chiave play-out, insomma. La classifica, prima l'ho fatta commentare già inizio puntata a Gabriele, secondo te, Raffaele, questo campionato chi lo vince? Perché il Viareggio è primo e ha già riposato, come vediamo dall'asterisco, che hanno anche Calci e Lammari, che avrebbero dovuto giocare con la Virtus Marina di Massa, che ammetto non c'è più, ma prende l'ultimo posto e quindi è lei la retrocessa diretta. Il Corsanico deve far sì che non si attivi la forbice di punti dalla quint'ultima, che al momento è la Torrelaghese, al momento la forbice sarebbe e come attivata, perché c'è addirittura un più 12 della Torrelaghese sul Corsanico. Chi lo vince questo campionato? La Folgormaglia, che è a meno 3 dal Romagnano e a meno 4, potenzialmente meno 7 dal Viareggio, può essere protagonista? Ah, voglia, c'è 4 punti, anzi lo vince Marlia, ecco, vedi, sicuro. Vedi.
qui il discorso è differente rispetto a quelli a quello che si diceva prima. Loro sono a 4 punti e bisogna vedere come sono gli scontri diretti, quando ci sono, in che momento sono. E qui siamo all'inizio del girone di ritorno. Ma 3 o 4 punti o 5 con un girone da giocare, e poi specialmente chi rincorre si stanca poi. Poi la tensione, non hai margine d'errore. Invece loro, con un campionato dove c'è il Viareggio che è di grande blasone, se disgraziatamente non ce la dovessero fare, non è la morte di nessuno. Certo. Quindi loro hanno anche la parte psicologica che gioca a loro favore. Questo quindi ci propone, datti Matteo, da fare, perché perché Pinzani ha scommesso sul Marlia dopo che sulla Coiopelli in eccellenza. Il prossimo turno lo riguardiamo, ce l'ha messo giustamente Matteo Bertuccelli, perché domenica prossima c'è un interessantissimo Forte dei Marmi Romagnano. Forte dei Marmi, attenzione, 4 vittorie di fila in campionato, e ha battuto domenica il Fornacette col gol di Maggi. Fornacette che veniva da 6 vittorie di fila, se consideriamo che quella con la Virtus Marina è rimasta, 5 diciamo rimaste. C'è il Viareggio che gioca contro il Migliarino. La classifica l'abbiamo vista ormai quasi imparata a memoria dopo 18 giornate. Siamo qui alla terza di ritorno, quindi mancano ancora 12 turni al termine. Vediamo come le Zebre hanno battuto 3-0 il Corsanico, tua ex squadra, al Marco Polo Sport Center. Il primo gol non c'è, c'è in realtà un gol annullato, doppietta di Palazzolo, poi gol, il sesto per Scaranna, che insomma sta segnando parecchio. Le immagini sono quelle di Carlo Cosci di Mondo Calcio Versiglia, però il Corsanico comunque l'ha tenuta viva per un po', questa partita. Sì, io sento ancora alcuni ragazzi, alcuni dirigenti là, la squadra ci crede. E è chiaro, c'è stata una rivoluzione in estate e ci devono provare. Ora speriamo che inizino a fare i punti dalla prossima, perché poi in realtà domenica andiamo noi a Corsanico. Poi sfida da ex per te. Sfida da ex, poi ci incontreremo il Forte dei Marmi, che è in super forma. Anche lì stanno per, credo che stia per rientrare anche Tedeschi, un altro super attaccante che insomma faccio gli auguri, ha avuto un brutto infortunio. Spero rientri come aveva lasciato. Certo. Ecco. Sulla forbice di punti, per puntualizzare, nei gironi a 15 la forbice è di 9 punti, nei gironi a 13 la forbice è di 7. E grande sfida fra il Viareggio, Romagnano e la Foggormaglia, ma grande sfida anche fra i Bomber. Abbiamo visto insomma un gol di Palazzolo che sta segnando tanto, però in classifica marcatori ci sei tu con il tuo compagno di reparto Busembai. Nel Romagnano ci sono Bertuccelli e Della Pina, Ghelardoni del San Giuliano che ha segnato anche contro il Romagnano, che si è fermato sul pari questa domenica, D'Amore del San Frediano, Lossi e Maggi del Forte dei Marmi, Vaglini del Calci, Pesci del Fornacette, Conedera del Serricciolo, Chicchiarelli e Palazzolo del Viareggio. Insomma, veramente tanti grandi Bomber. Sì, ci sono un sacco di Bomber e bello. Cioè anche la classifica marcatori è molto compatta, siete in tanti da 13 a 9, 8 gol. Spero rimanga così, perché è un bello stimolo per tutti. Ci credo. Prossima giornata l'abbiamo vista, ma la riguardiamo un'altra volta, domenica 5 febbraio, con questi appuntamenti. E per parlare invece dell'altro girone, il girone B della prima categoria toscana, i risultati della 18ª giornata, la terza di ritorno, ha perso il Marginone, che viene agganciato e superato anche in classifica, dove prima resta il Monsummano, in scia il Porcari a meno 4, hanno vinto entrambe. È un girone insomma questo un pochino più semplice dell'altro, che forse è uno dei più difficili degli ultimi anni di prima categoria, Gabriele. Sì, diciamo che il nostro con Romagnano e Viareggio, che sono due squadre da categoria superiore, però anche questo è un girone combattuto, c'è il Porcari che vuole andare su, siamo al Monsummano, quindi sarà una bella sfida. Vediamo, dopo aver visto la classifica, anche qui dopo 18 giornate a 12 turni dal termine, il prossimo turno di domenica 5 febbraio, con il Porcari secondo della classe che gioca in casa col Giovani Vianova, il Monsummano capolista contro il Casale, che non è il Casale di Casal Monferrato, dove ha allenato il nostro comune amico Francesco Buglio, che salutiamo, piccola parentesi non fortunata a Seregno quest'anno, da cui poi è già venuto via. Il Marginone gioca in casa con il Selvatelle. Siamo giunti al termine, prima vi faccio rivedere la grafica con il social voto. Da stasera vi potete scatenare sulle pagine Facebook di Palla al Centro e del Versilia Football Planet, che ringraziamo per la collaborazione con il presidente Marco Calamari. Si vota fino alla sera di lunedì prossimo, e martedì nella prossima puntata vi diremo chi avrà vinto. Il vostro voto a chi va? Palazzolo, Ambrosi, Maggi, Bedini o Verde? Raffaele? Verde. Perché? Io metto il cuoricino. A Palazzolo, sì, bene, sì, perfetto. Sì, sì.
e vedremo quello che voterete voi. Nel frattempo vi ringrazio per averci seguito anche in questa puntata, vi ricordo l'appuntamento ogni martedì alle 15 in diretta su Noi TV in streaming e la replica serale alle 22:15. Saluto e ringrazio Matteo Bertuccelli e Daniele Catola in regia, Guido Casotti per le grafiche che abbiamo visto e soprattutto i nostri ospiti di puntata, Raffaele Pinzani, grazie a te, e Gabriele Ceciarini, grazie a tutti. L'appuntamento quindi per martedì prossimo, 7 febbraio, in diretta sempre alle 15, fra l'altro a Viareggio comincia anche il carnevale da questo sabato, sarà un mese dove anche il Viareggio deve stare attento perché il mese del carnevale è sempre un po' distraente, ricominciano anche i rioni, staremo a vedere, però quando c'è area di festa siamo tutti più contenti. L'appuntamento per martedì prossimo con Palla al Centro, buona serata.